Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi un video un po' diverso, un bel giro in enduro, anzi in e-bike. Questa è la mia Intense Taser e vi faccio vedere un po' i sentieri nuovi che sono sbucati qua a Varazze, nella Varazze MTB area. E niente, non perdiamoci in chiacchiere, sono già alla croce di Castagnabuona e iniziamo subito col primo trail che si chiama Goz. Ok, eccoci qua, sentiero Goz, uno degli ultimi aggiunti al territorio di Varazze, alla Varazze MTB area. E un sentiero costruito da dei ragazzi giovani che da poco si sono messi a costruire sentieri e andare in bici, e devo dire che hanno già fatto degli ottimi lavori di ripristino dei sentieri in giro per Varazze, e questa è la loro prima creazione, si può dire. E i ragazzi sono i Valle di Goz MTB. E niente, questo sentiero è molto tortuoso, è la seconda volta che lo faccio, la prima l'ho fatta praticamente un anno fa, se non di più, piccolo drop, fighissimo, e dicevo l'ho fatto un anno fa, se non di più, col bagnato, quindi è come se non l'avessi mai fatto, infatti molti salti, molti passaggi non li avevo fatti, causa fango, e quindi questo è un po' come la prima volta, devo dire che è fighissimo con i bike. Qua c'è la doppia linea, mi ricordo, questa non l'avevo fatta perché era troppo fangoso, un po' di no stress qua. Davvero davvero bello, un po' stretto come potete vedere, ma direi neanche più di tanto, e in giornate come queste il grip è favoloso. Poi la mia e-bike, come vi ho già detto nel video dedicato, ha un sacco di grip e mi sto divertendo un sacco. Come potete vedere da queste rampe è un sentiero un po' più dedicato all'e-bike, infatti i ragazzi vanno principalmente in e-bike perché ha qualche rilancio. Uey! Stavo parlando di voi! State parlando, ma non ci aiutate mai! Prima allora, del bici! Adesso... Guarda che sei in videoconference. Sei in videoconference. Buona continuazione. Ciao ciao, 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 ciao. Eccoci qua, manca dirlo, ho incontrato uno dei due trail builder e un aiuto. Lo stavano risistemando un po', anche se come avete visto le condizioni erano già ottime. E devo dire che mi sono divertito un sacco. E sicuramente saranno dei sentieri che in e-bike, ma anche con la bici normale, rifarò più spesso, perché è davvero davvero divertente, qualche saltino che rende il tutto un po' più sfizioso, ma soprattutto pendenze, contropendenze che divertono un sacco. Adesso ci colleghiamo ad altri sentieri, però facendo quasi soltanto sterrato, ed è questo il bello di questo giro qua. Ora sto risalendo di nuovo alla croce di Castagnabuona per questo sterrato, quindi 0 metri di asfalto, fighissimo. Risalgo lì per poi prendere un sentiero in salita che si chiama i due quadrati. Al momento è promiscuo sia salita che discesa, diciamo, o comunque non ci sono cartelli, ma so che nel futuro Varazze MTB vorrà fare una pianificazione, una mappatura di tutti i trail e farne qualcuno dedicato alla salita, che secondo me ci vuole per rendere il tutto meno pericoloso e più divertente. Solo alle mie spalle sta tramontando, quindi turbo. Pezzo tecnico di pietra, è passato benissimo con questa taser. Qualche settimana fa in un giro un po' lungo l'ho fatto con la mia bici d'enduro, però devo essere sincero, non ce l'ho fatta, ho dovuto mettere il piede a terra e spingere. Ah, anche qua. Ora riguardo un po' la linea e magari ci riprovo. Allora, qua centrali, piano piano, e a destra. Oh yes, super divertente cercare pezzi un po' più tecnici anche in sicurezza, ma cercare di affrontarli senza mettere giù il piede. Oppala!
Questa devo dire che ce l'ho fatta anche l'altra volta con la bici d'enduro muscolare. Però con questa è tutta un'altra storia, tutta un'altra fatica. Quando questo sentiero sarà assegnato in direzione salita da fare in bici, penso sarà uno dei più praticati, perché è davvero divertente, sposa benissimo secondo me la filosofia delle e-bike un po' più attive, non soltanto da stradoni assaltati, ma salire su trail così è super super divertente. Ah, un rumore di cinghiale, aiuto! Qua sulla destra c'era rumore di un cinghiale. Cavolo, un po' mi fa paura. Qualche settimana fa, sempre nel mio stesso giro in enduro che vi dicevo, ne ho incontrati tre e non è che scappavano, erano proprio lì davanti e un po' mi sono cagato addosso, perché poi dovevo andare esattamente nella loro direzione e non è stato proprio bellissimo. Ok ragazzi, siamo arrivati in cima con questo piccolo strappetto nuovo. A sinistra si va verso il campo da motocross di Sanda, un campo dove ho fatto diversi video, quindi magari ne metto uno qua in descrizione. E qui adesso prendiamo Damastè, probabilmente l'ultimo sentiero creato qua a Varazze, e niente, vi lascio le immagini. Eccoci su Damastè, partenza abbastanza in piano, qualche sponda. Questo è anche un sentiero dedicato di bike, è la terza volta che lo faccio, quindi anche questo è abbastanza nuovo per me. E niente, ve lo lascio vedere perché è molto molto completo. Gran lavoro dei ragazzi a costruire questo ponte, chapeau. Questa è la prima volta che lo faccio in e-bike e quando dico che è molto completo è perché è molto completo, adesso scoprirete il perché. Piccolo rock garden, è un drop, sponda, sponda. Pezzo un po' più ripido con un salto, sfondone, piccola hip, sponda, avvallo i vari tronchi, drop, step down, yuhu! È un bel doppio. Wow ragazzi, questo è praticamente l'unico doppio che abbiamo su trail che si possono fare tutti i giorni tra qua e finale. Tolto un po' il begua che ha qualche salto, questa diventa appunto l'unica sezione con tre salti di fila da fare qua in zona in Liguria. Fighissimo, ora ve lo faccio vedere meglio. E qua, come se non bastasse, hanno costruito anche due piccoli saltini, questo panettone, questo drop, che adesso faccio in salita, vabbè. Quindi c'è anche questa linea, sponda sponda, due salti, per chi non vuole fare la linea più grossa. Quindi davvero un ottimo lavoro ragazzi, complimenti. Ok, riprendiamo qua il trail. Il percorso, come vedete, inizia un po' a salire ed è per questo che vi dicevo che è un percorso adatto agli bike, perché qua ci troviamo questa super rampa bella tosta, che ok, l'ho fatta anche con la bici normale, però devo dire che con questa è tutta un'altra storia. Ora sono in boost, ma deve essere super divertente in qualsiasi modo. Rap! Un bosco bellissimo questo. Ecco, due settimane fa ho trovato i cinghiali proprio lì nella fascia davanti a me e mi sono fermato qua e non sapevo, non potevo né scendere né salire, né scendere né salire. Tra l'altro poi vedrete che il trail fa un giro così intorno alla montagna
e i cinghiali sono saliti su di lì, quindi dopo avevo paura di ribeccarli di nuovo. È stato un incubo. Eccoli di nuovo, eccoli lassù. Mamma mia, che paura. Potrei chiamarlo un giro coi cinghiali questo video, guarda. Anzi, il trail dovrebbe essere un trail coi cinghiali. Mannaggia. Comunque, bando alle ciance, ne ho un altro qua a sinistra. Fantastico. Scappiamo che è meglio. Volevo dire che qua il trail continua a salire. Questa è la salita più dura. E con la bici normale, con l'enduro, è davvero davvero tosto. È quasi al massimo, bisogna andare per salirsi di qua. Però con le bike invece è super divertente. Che luce, mamma mia. Wow. Guardate che tramonto. Liguria, ragazzi. Liguria is the way. Come vi dicevo, la salita, la fascia dove sono andate su i cinghiali è proprio questa alla mia destra, quindi c'è una bella possibilità che io me li ritrovi di nuovo. Altri rumori molesti qua a sinistra, ma questo probabilmente era un Bambi. Eccoci qua, pratone del quagliodromo, dove una volta sparavano le quaglie e allenavano i cani. Posto fighissimo secondo me, qua sarebbe bello farci qualcosa. Però per rispiegarvi un po', siamo di nuovo sopra il campo da motocross, ma questa volta scenderemo alla mia sinistra verso Cantalupo su un sentiero che si chiama di Accacani. Crap. Eccoci qua su di Accacani. Un sentiero invece un po' più vecchio, che faccio da parecchi anni, un po' più veloce. Adesso sinceramente non so come è messo dopo le ultime piogge, però dovrebbe essere abbastanza ok, visti anche gli altri. È un sentiero un po' meno roccioso rispetto a tutti gli altri e questo è molto comodo qua Varanze, perché altrimenti si fanno solo sentieri pieni di pietre e si ci dimentica come si va anche sulla terra. Qua punto panoramico da foto, ma oggi non siamo di foto noi, oggi siamo di giro in e-bike a tutta e super divertente e anche fuori motore, fuori 25 all'ora. Yes. Piccolo salto e rettilineo bello veloce. Staccatona e si entra in questo piccolo canyon con qualche curva. Devo ammettere che con l'e-bike, almeno con questa Intense, i trail qua sono molto più semplici, perché sono sempre scivolosi come sempre, come al solito, ma con questa e-bike piantata a terra com'è, super grip, super divertimento. Wow. Sarebbe curioso prendere i tempi su qualche sentiero qua in zona, magari se siete interessati fatemelo sapere nei commenti e prenderò qualche tempo con la mia carbine e questa Intense Taser. Bam, sentiero finito, adesso facciamo un po' di strette per arrivare di nuovo a Varazze.
altro passaggio un po' tecnico da fare senza piedi a terra. Yeah. Ed è con questo bellissimo tramonto alle mie spalle, in Varazze, che concludiamo questo video. Giro fighissimo, toccato davvero pochissimo l'asfalto e completo secondo me, perché c'è della bella discesa tecnica, della discesa veloce senza pensieri, salita molto divertente, e invece da Mastea un sentiero super completo come avete visto. Discesa, pianura, salti, ripido con le sponde, salita dura, quindi c'è veramente di tutto e secondo me questo è un giro perfetto in Varazze con una e-bike. Quindi se siete qui in zona provatela, fatemi sapere com'è, e se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale mi raccomando, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!